Adesso siamo nella Valle dei Laghi in Trentino, siamo con Rudy Vindimian, che con un nome così poteva fare solo il vignaiolo, quarta generazione di vignaioli. Tu hai preso in mano l'azienda nel 2005 con una filosofia piuttosto precisa, soprattutto sulle rese per ettaro. Sì, un po' tutta l'azienda, tutti i vini che produco come resa si abbassa intorno ai 40-50 quintali per ettaro. Lavoro tutto a un certificato biologico. I vini fanno tutti quanti fermentazioni spontanee, senza uso di lieviti né solfiti o cose varie, nessun altro, né enzimi né niente. La lavorazione è naturale fino alla fine, va solo un po' di solforosa quando vado in bottiglia e basta, nessun altro prodotto interno dei vini. Adesso stavo presentando questo qua che è il nuovo uscito, questo è sempre un Müller Thurgau 100%, la zona di produzione è Monte Terlago a 780 metri di altitudine. Fa una fermentazione su vinace per 15 giorni, e poi fa un mesetto di legno, proprio breve breve, va in bottiglia in settembre e adesso sta riposando in bottiglia. La scelta dell'etichetta, quella foto dell'orso qua, quel vigneto dietro, è perché quando arriva settembre, fine settembre, che è l'ora della vendemmia, c'è sempre l'orso che viene in campagna a mangiare l'uva, che sente praticamente la maturazione perfetta. È un po' mi adeguo, per vendemmiare, esatto, un po' mi adeguo all'orso per la vendemmia. Infatti anche il nome fuori standard è un modo diverso il Müller. È la Müller praticamente differente per far vedere che anche il Müller, rispetto ai classici Müller che si trovano in giro, è un Müller che porta un invecchiamento, una struttura e una potenza dentro, come anche il Müller che ho con vinificazione senza bucce in bianco tradizionale, sono fuori coi vini qua davanti, che sarebbe praticamente, sono fuori col 2.9, 2.10, 2.12, e poi ho qua anche in degustazione così per interessati un 2.7 e un 2.8, che praticamente sono vini che ormai hanno 7 anni e rispecchiano ancora una freschezza, una struttura e una potenzialità dentro che è difficilissimo trovare sul Müller. Il terreno è molto calcareo, drena tantissimo, non ho problemi di ristagno d'acqua, ventilato dall'ora del Garda. E adesso ne andiamo ad assaggiare. Adesso vado ad assaggiare, sono pronto. Bene, grazie a Rudy Vindimian, buona degustazione oggi. Grazie, speriamo in bene.